Come sempre apriamo la puntata con l'amica Silvia Alpagni e il suo oroscopo musicale. Oggi ho voluto ricordare il compleanno di Enrica Bonaccorti. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Buon inizio settimana. Oggi è una giornata speciale perché parliamo di una grande conduttrice televisiva e niente di meno anche paroliera. Pensate che lei ha scritto ben due testi per il grande mitico Domenico Modugno. Nel 1949 nasceva lei, Enrica Bonaccorti. Figlia di un ufficiale in carriera, lei ha vissuto veramente in tantissime città, tra Genova e Sassari. Nel 1965, mentre risiedeva a Sassari, partecipa ai campionati di atletica vincendo una medaglia d'argento, pensate, con il lancio del disco. Alla fine degli anni 60, Enrica Bonaccorti si stabilisce a Roma, si avvicina al mondo dello spettacolo, inizialmente attraverso il teatro, partecipando allo spettacolo Alla Ringhiera e successivamente viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. In questo periodo si cimenta anche nel comporre testi di canzoni, alcune delle quali, come La lontananza, viene portata al successo proprio da Domenico Modugno. Torniamo un pochettino indietro, dove pensate che lei annuncia in diretta televisiva di essere incinta e per questo motivo viene criticata per aver fatto uso privato di servizio pubblico, decidendo così di lasciare la RAI e iniziare un rapporto lavorativo con le reti Mediaset con Canale 5, conducendo per la stagione 1987-88 il varietà della domenica pomeriggio La Giostra e la trasmissione quotidiana del preserale Ciao Enrica. Il 9 settembre del 1991 inaugura la diretta televisiva delle reti Fininvest, conducendo Non è la RAI, un programma del mezzogiorno su Canale 5, nell'ambito della quale si ricongiunge con Gianni Boncompagni. Nel 1992, assieme a Red Ronnie, anche la kermesse musicale estiva Vota la Voce e dal 2000 al 2006 è ospite fissa Buona Domenica con Maurizio Costanzo, dove conduce anche uno spazio dedicato agli animali. Nel 2020 inizia a soffrire di prosopagnosia, malattia che non le permette di riconoscere i volti e di ricordarli. E purtroppo con questa tipologia di malattia c'è una curiosità molto simpatica. Ecco la prima curiosità molto simpatica. Ad un evento Fininvest, chiacchierando con un signore, chiede: di che cosa si occupa lei? Questo signore, dandole una pacca sulla spalla, le dice: faccio sempre il presidente della Fininvest. Era Fedele Confalonieri. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao da me!
Thank you.